Ciao ragazzi, sono Letizia. Oggi sono al centro giovanile in occasione della festa del progetto Cambieresti. Ne avete mai sentito parlare? Beh, pensate che ho avuto l'opportunità di incontrare uno degli ideatori dell'iniziativa, Mattia Donadel, di Venezia, e mi ha spiegato personalmente di che cosa si tratta. Allora, il progetto Cambieresti, in realtà la prima edizione del progetto Cambieresti nasce a Venezia nel 2005, che è un progetto che ha coinvolto migliaia di famiglie insomma in quella realtà lì, e il Comune di Casalecchio ha voluto un po' riproporlo, però ovviamente calandolo nella realtà di Casalecchio. La caratteristica di Cambieresti è che è un progetto che ha, come dire, un format, cioè ha una struttura abbastanza consolidata, e però rispetto a questa struttura è adattabile, è, come dire, plasmabile sulle varie realtà, e questo è il suo punto di forza. Ed è un processo partecipativo che vuole coinvolgere direttamente le persone, le famiglie, chi ci sta insomma, per discutere e in qualche maniera provare a fare dei cambiamenti rispetto agli stili di vita, che l'idea è quella che i cambiamenti si fanno sì anche con scelte politiche in via di fondo, ma passano anche attraverso necessariamente dei cambiamenti culturali, insomma, e quindi del cambiamento anche nel quotidiano, insomma. Mattia, mi spiegheresti in concreto come è stato organizzato il percorso di Cambieresti per le famiglie di Casalecchio? Ma noi abbiamo fatto, allora, il percorso è strutturato così, c'è un percorso di gruppo, e le famiglie sono divise in quattro gruppi, e mentre le famiglie si trovavano, e noi facilitatori abbiamo condotto questi gruppi parallelamente. C'è tutta una serie di laboratori di approfondimento e di esperienza pratica sulle tematiche che noi abbiamo proposto ai gruppi, e quindi in un certo senso ognuno ha fatto il suo percorso, cioè ha seguito sì il gruppo, ma poi ha approfondito le tematiche che più gli interessavano. Io posso dire che tutte quante sono state interessanti. Nei gruppi in particolare abbiamo affrontato la questione dei rifiuti in modo, come dire, diretto, per cui siamo partiti a prendere i sacchetti dei rifiuti di ciascuno, vedendo cosa c'era dentro, capire cosa si poteva ridurre, cosa si poteva eliminare, come si differenziava. Poi siamo passati, abbiamo fatto l'assaggio dell'acqua per capire che l'acqua del rubinetto alla fine è uguale all'acqua minerale. Abbiamo fatto un test delle acque, perché abbiamo fatto assaggiare a tutti tanti bicchierini e dovevano indovinare qual era l'acqua del rubinetto, nessuno l'ha indovinata. Abbiamo provato a calcolare l'impronta ecologica di ciascuno di noi, e, insomma, cose di questo tipo. Poi parallelamente tutto il nostro lavoro sempre sui rifiuti, diritto di laboratori sui rifiuti, sull'autoproduzione di detersivi, che è stata proposta anche qui oggi alla festa, e vari altri, innumerevoli devo dire, ma più interessantissimi. Da Luigi e Claudia, una coppia che ha partecipato al progetto, mi sono fatta raccontare alcune esperienze interessanti. Ad esempio, sono rimasti colpiti dall'incontro con un esperto, che ha spiegato loro come superare l'aspetto spesso ingannevole delle etichette e della pubblicità, per cogliere la composizione e quindi la reale qualità dei prodotti in commercio. E poi, sentiamo da loro quale altra esperienza vogliono raccontarci. A me è piaciuto molto il laboratorio di Zago sui detersivi. Zago, sì. Zago è stato funzionale. E che cosa consisteva? Gli ha spiegato come produrre in casa dei detersivi? Diciamo, lui no, lui è quel ragazzo qui del WWF che fa il laboratorio dei detersivi. Zago ci ha spiegato cosa c'è dentro i detersivi, e la cosa, diciamo, che mi ha più scioccato è capire in realtà cosa rimane di questi detersivi, tutte le battaglie contro i pensiattivi per, nella pubblicità c'è stato un periodo in cui erano contrari ai pensiattivi, hanno inserito le zeoliti nei detersivi, in realtà anche le zeoliti fanno dei danni grandissimi perché si depositano in fondo ai mari, ecco. E quello che lasciamo in fondo al mare è enorme. Il primo appuntamento con il mondo di Cambieresti termina qui, ma tornerò presto a parlarvi di qualche esperienza concreta di risparmio energetico, sia in famiglia che a scuola. Alla prossima! Ciao a tutti da Letizia, Logos Web Radio.